Il pannello di gestione Aruba Drive prevede una sezione dedicata alla gestione dei contatti, raggiungibile dal pulsante Contatti presente nel menu in alto. Da questa schermata hai a disposizione diverse funzionalità e strumenti. Per creare un nuovo contatto ti basta cliccare sul pulsante omonimo preceduto dal più ed inserire le informazioni relative al nuovo contatto, che verrà automaticamente salvato e risulterà inserito all'interno del sistema. Per ogni contatto creato sono disponibili varie funzioni. Per visionarle ti basta cliccare sull'icona dei tre puntini presente in alto a destra e selezionare la voce Scarica per salvarlo sul tuo dispositivo. Se vuoi condividere il tuo contatto con altri utenti su WhatsApp, puoi generare un codice QR. Puoi escluderlo dal calendario compleanno, che viene generato automaticamente dal sistema e include i compleanni dei contatti creati. Oppure puoi eliminarlo. Dal menu laterale clicca sulla voce Tutti i contatti per visualizzare la lista di tutti i contatti già salvati. Puoi utilizzare la barra di ricerca per trovare persone e contatti. Dalla voce Non raggruppati puoi visionare la lista di tutti quei contatti creati ma non appartenenti a nessuna cerchia o gruppo. Per associare un contatto a un gruppo, dal menu a tendina Gruppo di contatti, ti basta selezionare il gruppo a cui desideri aggiungerlo. La funzione Gruppo di contatti ti permette di gestire dei gruppi di contatti, così da facilitarne la ricerca e l'utilizzo. Ti basta cliccare sul tasto più presente accanto alla voce di menu Gruppo di contatti, digitare il nome del gruppo e cliccare sulla freccia. Il sistema creerà automaticamente il gruppo, che sarà visibile nel menu a sinistra. Una volta creato un gruppo, è possibile aggiungere contatti al suo interno. Ti basta selezionare il gruppo desiderato, cliccare sull'icona dei tre puntini e poi selezionare la voce Aggiungi contatti. Dalla finestra di dialogo che appare, seleziona i contatti da aggiungere all'interno del gruppo e conferma la scelta dal pulsante indicato. Puoi inoltre scaricare e salvare in locale il gruppo, oppure inviare una mail a tutti i membri. La funzione Cerchie ti permette di creare un insieme utenti con cui condividere file e cartelle. Farlo è semplice. Ti basta digitare nel campo indicato il nome della cerchia o di utenti. Inoltre, le cerchie possono essere completamente private e nascoste, pubbliche, su invito o protette da password. La funzione Impostazioni dei collettivi è utile a importare o esportare rubriche. Dalla finestra che appare clicca sui tre puntini in relazione alla rubrica che vuoi salvare sul tuo dispositivo e seleziona la voce Scarica. Se vuoi importare contatti ti basta cliccare su Importa contatti e selezionare il file con estensione .vcf dal tuo computer, oppure da cartelle precedentemente create e salvate sul pannello di Aruba Drive.